13 gennaio 2012. Naufragio della Costa Concordia. 32 morti, di cui 7 italiani, 110 feriti. Salpata dal porto di Civitavecchia, diretta a Savona per la prima tappa della crociera Profumo d'Agrumi, nelle acque dell'isola del Giglio, alle ore 21:45 minuti e 7 secondi, la nave urta il più piccolo degli scogli delle Scole, a 96 metri dalla riva e a 8 metri di profondità. L'impatto, avvenuto a velocità di crociera di 14,2 nodi, provoca una falla di circa 70 metri sul lato sinistro, seguito da parziale affondamento. L'acqua, riversandosi all'interno dello squarcio, in pochi secondi mette fuori uso i motori elettrici principali e i generatori a gasolio, causando un blackout e privando la nave della propulsione. Soltanto alle 22:25, su richiesta della Capitaneria di Porto di Livorno, il comando di bordo ammette l'incidente, chiedendo l'invio di rimorchiatori. 40 preziosi minuti di ritardo andati perduti per le operazioni di soccorso. A 00:18 il coordinamento dei soccorritori in loco comunica che la Costa Concordia sta per capovolgersi. 3 minuti dopo, passeggeri ed equipaggio cominciano a gettarsi in mare. Anche il comandante Francesco Schettino, prima che le operazioni di salvataggio si concludano, salta sulla lancia numero 1, che dopo aver recuperato alcuni naufraghi giunge a riva in pochi minuti. Il secondo ufficiale di coperta Canessa, il medico di bordo Cinquini ed uno dei commissari di bordo abbandoneranno la nave ultimi alle 5:30 del mattino. 3.190 passeggeri e 1.007 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo. Il comandante Schettino verrà condannato con sentenza definitiva a 16 anni di reclusione. I risarcimenti ammontano a circa 1 miliardo di euro.